Per Cuore Giallo Blu abbiamo il piacere di intervistare uno strepitoso Valerio Amoroso da 30 di valutazione. Torino batte Ferentino, bella cornice di pubblico. Parliamo però un attimino di questo primo quarto, 30-11 per Ferentino. Stiamo cercando di cambiare gioco, stiamo cercando di coinvolgere più le guardie, giochiamo troppo la palla dentro, però si fa fatica, è normale. Ma il problema del primo quarto più che quello è stato la difesa, siamo poco reattivi, poco svegli, non abbiamo tanto feeling con il gioco e quindi dobbiamo migliorare in questo. Il problema è anche che giocando con tre giocatori nuovi nel quintetto base si fa fatica a trovare subito il feeling, no? Con la squadra, e quindi escono certi quarti così, come il primo quarto, e dobbiamo andare avanti. È stata una rincorsa continua, abbiamo incrociato gli occhi di Valerio dopo il 30-11, erano carichi, c'era una promessa di resa, ha mantenuto la promessa lungo tutta questa partita, giocando come detto prima una strepitosa partita. Pilastrini cambia tutti praticamente nel primo quarto, cerca l'alchimia giusta, esce Daniele Sandri che è stato un po', diciamo, poco utilizzato fino adesso, fa una partita eccezionale. Questo vuol dire, secondo te, che è una squadra che veramente ha tanti protagonisti che saranno protagonisti a seconda dell'avversario? Sì, possiamo essere forti dappertutto, però non è un caso che esce Daniele Sandri, perché è uno che dà tanto in difesa ed è molto energico, e poi stava tirando benissimo e oggi ha trovato fiducia nel suo tiro. In difesa ha preso certi rimbalzi sopra il ferro, ha fatto delle cose stupende. È normale che esca più un giocatore così in questo momento, o come magari Massimo Chessa, che è uno sempre costante, quando ha la palla e tira segna sempre, quindi è normale che ci siano questi giocatori che escono adesso. Dobbiamo aspettare gli altri, dobbiamo cercare di giocare sempre più insieme. Oggi abbiamo giocato, sembra assurdo, dopo il primo quarto abbiamo giocato molto meglio delle altre volte. Un po' di energia finalmente che sembrava mancare, ha fatto bene Valerio ricordare Massimo Chessa che entra nel secondo quarto, ha dato una bella sveglia con due pronti via, subito due tiri dall'arco. Sappiamo che devi ancora andarti a docciare, non ti... Ma io puzzo. No. E sei anche in mis canarino oggi. Non tanto puzzolente, ma anche un po' profumato. Una frore gradevole, allora, diciamo lui. Ti chiedo solo una cosa, abbiamo chiesto anche a Daniele prima, la prossima partita sempre qui è una partita un po' sentita per noi. Anche per noi, no, abbiamo capito questo. No, dobbiamo dare il massimo in queste due partite che arrivano adesso. Speriamo di trovarci subito, insomma, di evitare questi primi quarti. Abbiamo detto la prossima partita in casa, perché la prossima ovviamente è a Iesi, squadra non sottovalutare. Noi ci saremo e speriamo di vedere la nostra Torino che ci piace tanto. Lo spero pure io. Ciao Valerio. Ciao, ciao a tutti, ciao.